oggi stiamo dando un forte segnale di consapevolezza che abbiamo errato, abbiamo sbagliato noi, il mondo degli adulti, che non sappiamo incidere sui nostri ragazzi. Pertanto è una prassi in danno al principio di legalità. Non vi abbiamo scardinato un sistema di riferimento dei ragazzi per quanto riguarda l'autorevolezza. Prima avevamo l'autorità dei genitori, quindi abbiamo penalizzato l'ambito scolastico, il mondo degli adulti, e i nostri ragazzi ad oggi soffrono delle patologie e delle problematiche importanti, quindi è una presa di coscienza reale. Le cifre del disagio in Abruzzo sono importanti, perché se andiamo a considerare che già abbiamo 7.027 diversamente abili e diciamo abbastanza ignorati nell'ambito della società e il supporto alla famiglia, quindi abbiamo circa 500 minori nelle strutture residenziali. Non sono riuscita purtroppo a raccogliere tutti i dati inerenti ai minori che vivono la conflittualità genitoriale e che vengono privati di un diritto personalissimo inviolabile, che è quello della genitorialità. Insomma, ad oggi inizia un percorso, anche perché ci siamo riuniti da un profilo multidisciplinare tra avvocati, psicologi e assistenti sociali per con umiltà abbassare la testa e dire abbiamo sbagliato tutti e cerchiamo di recuperare quello che sia il senso di umanità e la famiglia. Ma io chiedo semplicemente tutti insieme di esaminare e di attuare quello che sia il principio di legalità. Noi abbiamo una struttura normativa che comunque va realmente a tutelare i minori. Purtroppo la prassi negli anni si è distaccata dal principio di legalità e pertanto anche con un sistema della 328 del 2000 con l'appalto del terzo settore vi è una confusione reale per quanto riguarda il segmento economico sui nostri ragazzi. Quindi questo è un fattore che dobbiamo rivisitare e dobbiamo realmente attuare il supporto all'interno della famiglia, non recidere un diritto che è indisponibile e inviolabile come abbiamo fatto sino ad oggi. Il mandato sociale è un mandato sociale fondamentale, importante, ma deve essere contenuto nel supporto alla fragilità, non si può espandere per quanto riguarda le indagini, o vi è anche un'ulteriore stortura che è stata confermata, che per esempio l'affidamento agli assistenti sociali non esiste il dettato normativo, è stata una prassi, e esiste esclusivamente quando vi sono i minori che hanno commesso reati. E invece ad oggi che cosa accade? Nella crisi della famiglia, in fase di separazione e divorzio, ahimè c'è l'affidamento ai servizi sociali con un esborso di denaro importante, ma non vi è il tessuto normativo.